Allora, questo è il mainstream vostro, anzi lo mettiamo così, questo è il mainstream vostro, questo qua è il mainstream vostro. Lo mettiamo così in maniera che è un pochettino occultato. Stiamo parlando, scusi, vi azzittisco, stiamo parlando di un... Tanto mi prendo il caffè. Stiamo parlando di una cosa di forum dove è legale, no? Televisivo, ma comunque sono le faccende legali, molto simili. Dove c'è una donna che stanno discutendo, che sta difendendo la figlia, che si è sposata con un ragazzo che a quanto pare ha una malattia degenerativa, insomma, come può capitare a molte persone, ha un'aspettativa di vita legata intorno ai 30 anni, una cosa del genere, e gliel'hanno spifferato. Gli hanno detto: guarda, vedi che gli hanno aperto la mente, capito? Questo significa aprire la mente alle persone. Gli hanno detto: stai attento, che poi vedi come si usano i vocaboli, la maniera impropria di utilizzare dei vocaboli. Stai attento perché vedi che tuo marito, cioè, capace che gli viene un colpo, capace che muore, vedi, ha questa malattia degenerativa. Demenza senile, cioè avrà il petto po poco, poco seno, poco petto, non lo so, o molto petto, demenza senile. Allora chiedo scusa per la battuta, ma me lo posso permettere. Dicevo, stanno discutendo questa madre dice: mia figlia, anche la figlia, mia figlia che ha. Deve affrontare, deve passare tutta la vita accanto a uno che sta morendo, che è destinato a morire. Ma io a mia figlia gli ho trasmesso dei valori, lei deve amare la vita, lei, e deve invece vivere condannata accanto a uno. Cioè, ragazzi, ma questa è l'apoteosi delle stronzate sucate, delle minchiate sparate vere, e poi dite che gli altri sparano minchiate, ma se siete voi che... Cioè, puoi dire quello spara minchiate e invece quello che spara minchiate sei tu. Non ho capito, con la bocca fate delle cose, come può questa persona dire una cosa del genere? Come si può dire, vediamo, ci sono ancora? Sì. Come può dire una persona una cosa del genere? Come può dire che devi lasciare perché il valore gli ha insegnato a sua figlia è quello, e quello si deve stare lì ad ascoltare. Poi non è tanto questa becera, ma è chi gli permette a questa gente becera, a questi bigotti, a questi oligofreni, a sta gente che riesce ad appiccicare le parole, le cose ovunque, senza che nessuno riesca a dare una che danno delle risposte alla vita. Cioè, il valore sta nel doversi bruciare la vita. Ma io ti capisco, se tu ami donna, poi la ragazza, io dovrei rovinare la mia vita. Appresso a uno e poi gli fece il segnale che deve morire davanti alla Pambolelli, Pettinelli, Palombella, come si cazzo si chiama. E uno sa stare davanti, cioè, con quello là che diceva io 30 anni fa, perché l'ho studiato, quello anche fiero di aver studiato sta puttanata. Mi scusano le persone, le cose, chissà quante cazzo di soluzioni ci sono, se ancora vanno lì, e si doveva stare lì a sentirsi dire che era morto per dei valori, che sua figlia deve essere liberata da questa condanna. Cioè, scusami, se tu ami una persona, non è una condanna, ci stai anche davanti a difficoltà enormi, davanti. Se tu non ami, anche se te l'ha insegnato il nonno, la mamma, dubito, i nonni, diciamo, i genitori non insegnano più queste cose, quelli da una serie di anni, tranne forse ora c'è qualcuno come me che si è arrustigliato, perché questi sono... Ma il limite è una sofferenza, logicamente non è adatta a me la sofferenza, perché ti conosci. E allora ci sono delle persone che dicono: per me, io posso soffrire per questa cosa, posso avere. Ci sono persone che dicono: no, non posso soffrire. Capisco io tutte queste comprensioni. Ma quindi, se ami o se sei capace di
di affrontare una cosa, la affronti, se non ami o non sei capace di affrontare una cosa, secondo me si dovrebbero affrontare lo stesso in maniera diversa, però si dovrebbero affrontare senza ledere, senza fare del male alle persone, perché poi vi lamentate, ci sono le guerre, i morti e vi ammazzano e vi fanno, ma dare del valore alle parole di una persona che cerca di mettere dei valori dove i valori non ne hanno proprio, manco imbrogliando, e ancora la fanno parlare, parla, parla, ancora la Pettinelli, la Palombelli, come se gli fanno parlare in prima linea. Cioè, che cazzo di valore è? Se tu ami una persona, se tu hai voglia, ci stai. Se non la ami, cosa stai là a dirgli? È perché sei un morto. È perché una io a una donna gli posso dire perché gli è venuta una cosa? È perché sei una morta. Perché dovrei stare con una morta? Perché dovrei stare con una disgrazia sina? Spergiunta in televisione davanti a tutti e glielo fanno dire. Cioè, ma questi sono i valori, questo è quello che trasmette dalla gente. Che se paghi puoi dire quello che vuoi anche in faccia alle persone. Poi quello che vuoi non è quello che vuoi. Puoi decantare la morte di una persona che è consenziente a stare lì a farsi prendere per il futuro morto. Non è più onesto pigliare l'aereo e scappare sine, ita vinne. Andatene. Andatevene. Oppure statevi dove vi state zitti e inventate e sparate minchiate, veramente. Dite una bugia, imbrogliate, dite una cosa però sparite. No, per giunta il lavaggio giù del cervello, c'è cioè a mettere nella destra, manda all'avvocato, manda al giudice, manda alle cose, quello che il morto doveva stare lì. Il morto aveva pochi anni davanti a sé di vita, quindi meglio alzare i tacchi e dirgli sei morto e per giunta vincere magari una causa. E magari te ve la fanno vincere. Non so che dove ve la infilano la vittoria, nel buco del culo. Nelle cose. Che spa. E che cazzo vincete? Che cazzo vincete? Le minchie nel culo. E devo essere educato io. Come alla barzelletta, tu me la vieni a sucare. Io devo essere educato. Ah, perché non si dice sucare? E allora, va bene, non si dice niente allora. Visto che fai quello che fai, stai zitto, tieniti il mio affare in bocca. E poi quando è finito, continui a sparare. Minchiate. O pacchianate. Mamma mia, che roba, picciotto.